Buonasera, buonasera dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento, dove sta per andare in scena il posticipo della 30ª giornata di Serie A tra Benevento e Sassuolo. Vi trasmettiamo dalla tribuna stampa dell'impianto di Benevento, grazie all'assistenza tecnica di Mauro Lorenzo, con Fabrizio Cappella che vi parla in voce. Ci sarà anche Luigi Carbone per il commento tecnico. Una partita che vede due squadre di fronte con obiettivi sicuramente diversi. Benevento va alla ricerca di punti importanti per incrementare il vantaggio, che attualmente è di 8 punti sul Cagliari, cioè l'ultima squadra ancora in lotta per la retrocessione, che è appunto nelle ultime tre. E dall'altra parte un Sassuolo che invece con 10 punti in più, 40 rispetto ai 30 della formazione giallorossa, naviga in acque decisamente più tranquille, può permettersi di andare avanti fino alla fine alla ricerca soltanto di miglioramenti, di perfezionamenti nella propria idea di gioco, ma senza particolari tensioni. Saranno proprio probabilmente le motivazioni a fare la differenza questa sera al Vigorito. C'è in prota sulla corsia di sinistra, il cross al centro dell'area, può andare alla conclusione con il destro, potente, secco, il tiro angolato che però esce di pochissimo da parte di ci sembra De Paoli, che si era portato in proiezione offensiva, era andato a raccogliere da quinto a quinto il pallone crossato da Improta dall'altra parte sulla palla che ha attraversato tutta l'area di rigore, non è stata raccolta da nessuno, il destro secco potente che è terminato di poco a lato, palla riconquistata dal Benevento, retropassaggio però errato a servire direttamente Raspadori che entra in area di rigore, il servizio al centro, il destro e l'occasione sciupata da parte del Sassuolo, un'opportunità limpida che non è stata concretizzata però dal destro di Maxim Lopez al centro dell'area di rigore, in pratica sul dischetto è andato con il destro, aveva tutto lo specchio della porta davanti a sé, ha cercato l'angolo alla destra di Montipò, ha chiuso troppo però il tiro e la palla è terminata sul fondo, un'occasione per parte, questa decisamente più limpida per il Sassuolo. C'è Sau in area di rigore, Sau che controlla il destro sul secondo palo e l'intervento a salvare perché c'era appostato proprio sul secondo palo ancora De Paoli, che è andato a raccogliere il cross del giocatore con il numero 25, ex Cagliari, che aveva intuito il movimento di De Paoli, aveva servito anche bene, ma decisivo l'intervento proprio sul filo di rana prima del colpo di testa da parte della difesa del Sassuolo. Ferrari largo ancora, c'è Kyriakopoulos, potrebbe cercare il cross per la testa di Raspadori, scavalcato dal pallone, palla che però resta al limite dell'area, ancora per il sinistro vincente, anzi no, pallone sul fondo, ma splendida la giocata da parte di Djuricic innanzitutto, che ha visto il movimento a liberarsi da parte di Locatelli, il controllo di Locatelli, spalla alla porta, la girata di sinistro, il pallone che è andato sul fondo per un attimo ha dato l'illusione, la sensazione del gol, questo tiro di Locatelli, una giocata davvero pregevole da parte della centrocampista del Sassuolo. La manovra del Sassuolo prosegue con lo scambio ravvicinato tra Bogà e Maxi Lopez, si è accentrato, adesso Bogà ha lasciato la corsia di sinistra a Locatelli, l'azione personale, entra nel rigore, salta due avversari, il pallone in rete, il gol da parte di Bogà, una fiammata da parte dell'ivoriano, azione personale, ha bucato centralmente la difesa del Benevento che si è fatta sorprendere da questa azione personale da parte di Bogà, che è arrivato poi in area di rigore e con un tocco sotto ha scavalcato Montipò in uscita a sorpresa, si è infiammata proprio nel finale la gara, una giocata in velocità, la sua specialità di Bogà ha sbloccato la partita, Benevento 0, Sassuolo 1. E finisce anche in questo momento il primo tempo e davvero avevamo parlato di Bogà in precedenza, avevamo detto che ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più, un'azione ma davvero fulminante, è andato via in progressione a tre avversari, ha scavalcato Montipò con un tocco sotto e poi forse il pallone è stato toccato anche sulla linea di porta da Barba che cercava di allontanarlo ma non è riuscito nel suo tentativo e dunque Sassuolo in vantaggio, possiamo dire forse anche meritatamente perché ha tenuto palla e ha avuto le occasioni migliori di questo primo tempo. Maxim Lopez servito sulla destra, adesso lo scambio con Muldur, Raspadori si accentra, può andare alla conclusione, serve invece Bogà che salta ancora una volta il portiere, ma l'ultimo intervento decisivo è quello di Tuia che davanti alla porta riesce a salvare in questo caso
e a consentire a Montipò di recuperare il pallone, ma ancora Boga innescato in velocità per vie centrali, pericolosissimo con il Sassuolo che è andato molto vicino al raddoppio. Juricic, palla che riesce ad arrivare a Raspadori, c'è libera sulla sinistra Boga, entra in area un avversario, tenta il sinistro, traversa piena da parte di Boga, si salva Montipò che forse ha toccato con la punta delle dita il pallone su questa conclusione potentissima da parte di Boga, palla che ha picchiato sotto la traversa, è tornata in campo ed è stata poi messa in fallo laterale, ma che pericolo al 23esimo ancora per il Benevento, sotto per una rete a zero al Ciro Vigorito contro il Sassuolo. Perde però palla il centrocampo del Benevento, c'è spazio allora con Muldur sulla destra, può crossare, lo fa Juricic, il destro altissimo, il destro dal dischetto del rigore a colpo sicuro, ha calciato malissimo Juricic, pallone che termina alto di 5-6 metri sopra la traversa, ma che occasione ancora una volta per il Sassuolo. Il sinistro e la Padula, e ancora Consigli che si distende, dice di no all'attaccante del Benevento, un sinistro in diagonale, è stato stavolta molto bravo la Padula, ma è stato altrettanto bravo Consigli, perché il diagonale di la Padula era molto angolato, Consigli ci è arrivato allungando la mano e poi in due tempi ha bloccato il pallone, ma indubbiamente sale adesso la pressione della squadra di casa che deve necessariamente trovare il pareggio. Avanza sulla sinistra Letizia, si avvicina all'area di rigore, il cross al centro dell'area, va a saltare in prota anticipato, ma il pallone resta in possesso del Benevento. Viola può calciare di sinistro, la chiusura disperata di Muldur, poi il sinistro, ancora Consigli sul primo palo, si allunga e mette in angolo, stavolta era stato Gajić in scivolata a tentare la conclusione vincente, bravo ancora una volta Consigli. Letizia sulla linea del fallo laterale, due giocatori, riesce a entrare in area di rigore, il dribbling, il doppio dribbling di Caprari, il destro respinto, a disperazione degli addetti ai lavori, gli unici che hanno la possibilità di assistere a questa partita e che sono sistemati qui in tribuna stampa. Immediata la ripartenza della Sassuolo, di Juricic, il destro di Muldur alto sulla traversa, è partita che in questa fase si è davvero vivacizzata, sta regalando occasioni da una parte e dall'altra. 29esimo, Benevento 0 Sassuolo 1. Letizia che controlla, si porta il pallone sul destro, il cross al centro ancora per Improta, però il pallone è troppo arretrato, non riesce a raggiungerlo, allora va a un controllo abbastanza approssimativo, Iago Falche che poi regala palla a Raspadori, Raspadori è solo davanti a Montipò, il destro piazzato e la palla che termina fuori, incredibile quello che è riuscito a sbagliare Raspadori, a 3 minuti e mezzo dal termine avrebbe chiuso la partita solo davanti a Montipò, un errore clamoroso questo. De Paoli, cross al centro, il colpo di testa e la parata ancora di Consigli, era stato Glick a cercare la conclusione, a trovare un intervento splendido, ancora di Consigli, ancora Consigli, strepitoso sulla deviazione di Glick, ravvicinata con una mano di richiamo, stava andando dall'altra parte, ha salvato la propria porta, davvero protagonista in questa fase, sconfortato, scoraggiato Inzaghi che allarga le braccia e dice ma come si fa, è davvero protagonista Consigli nella finale di partita, ma Sassuolo che è già dall'altra parte ormai con pochi secondi, 40 secondi a disposizione per il Sassuolo per portare a casa questi 3 punti e per il Benevento per cercare di ottenere un pareggio che in questo finale avrebbe decisamente meritato, ma un Consigli strepitoso si è opposto alle conclusioni due volte di Glick, ma poi anche di La Padula e di Gajić. Calcio di punizione in posizione di attacco del Sassuolo sulla bandierina, va a proteggere palla, attaccato da 3 avversari, Bogao, mancano ormai 5 secondi, l'arbitro Marini ha già portato il fischietto alla bocca e fischia la fine di questo posticipo della 30esima giornata al
Ciro Vigorito. Il Sassuolo batte il Benevento per 1-0. Il gol firmato da un autorete, per la verità, di Barba nei secondi di recupero del primo tempo al 45esimo. Sassuolo che è passato in vantaggio dopo una splendida azione personale di Boga. Un rapido commento di Luigi Carbone prima di tornare a Roma. Sì, possiamo dire vittoria meritata per il Sassuolo, che ha avuto l'unico demerito di non chiudere la partita nella ripresa quando ha avuto davvero tante occasioni. Dall'altro lato, occasione persa per il Benevento di rosicchiare un altro punto al Cagliari in chiave salvezza. Benevento che ha giocato col cuore e portando una grande pressione solamente negli ultimi 20 minuti, poi nel recupero Consigli ha salvato il risultato con un duplice intervento davvero strepitoso, e dunque prevale il Sassuolo che conquista l'ottavo posto in classifica momentaneo. Grazie a Luigi Carbone, grazie a Mauro Lorenzo per l'assistenza tecnica. Da Fabrizio Cappella un cordiale buonasera, la linea può tornare a Roma.